Mi sono fatto la barba e ora sembro un bel bambino paffuto, molto più di prima. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Drink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Oggi finalmente vi porto la battaglia contro Imagino, il creatore di Yo-Kai Watch. Beh, diciamo che è basato su Akira Ino, che è appunto l'ideatore, la testa dietro Yo-Kai Watch, e quindi è giusto che lui riceva i giusti meriti per aver appunto creato questa serie. E la verità è che sto registrando questa parte dopo aver già fatto la lotta. E voi direte: Andre Link, hai perso tante volte. E invece no, io non ho mai perso contro Imagino. Non ho mai veramente perso. Vi spiego com'è andata. La prima parte della lotta, la state vedendo, si svolge davvero in maniera molto molto facile. Mentre la seconda parte è un pochino più difficile, diciamo. In poche parole, io che facevo? Lo affrontavo e a un certo punto lui alza la barriera. Ok, dico, basterà che la butto giù con i miei colpi. Non ho minimamente fatto caso al sergente Quadro che mi diceva: fai in modo che i dipendenti di Imagino puntino i loro colpi verso la barriera. La terza volta, io a quel punto, la prima volta che lo affronto, dico: vabbè, voglio rompo la barriera a forza di colpirlo, colpisci, colpisci, la barriera non va mai giù. Nel frattempo, uno dice: vabbè, a forza di provare e riprovare, la barriera andrà giù prima o poi. Anche non riesci a buttarla tu giù prima o poi, capisci che sono dipendenti a buttarla giù. No. Se tu sconfiggi tutti quanti i dipendenti che hanno l'arma laser e non le spade, ecco, quelli non spawnano più, oppure non spawnano per un certo periodo di tempo. Ora non so di preciso, però dopo un quarto d'ora che lo stavo affrontando non spawnavano più, c'erano solo quelli con le katane, e quindi ho dovuto resettare la prima volta. La seconda, ho capito che dovevo puntare i laser contro di lui, e la prima volta che alza la barriera è andata bene. La seconda, niente, fa il sonnellino e si ricarica. Aridaie, e perdi lì un'altra mezz'ora. Perché che è successo nel frattempo? I miei compagni di squadra hanno fatto fuori quelli con i fucili laser e quindi non si ripresentavano più, ma venivano solo quelli con le katane. Avanti, rifai la lotta. Questa volta dico: sono furbo, io posso settare la strategia della CPU dei miei compagni su attaccalo io che è più forte. No. Perché a quanto pare, quando Imagino alza la barriera, non diventa lo yokai più forte. E i miei compagni andavano a menare i suoi dipendenti che sparavano con il fucile laser. E intanto lui col sonnellino si riprendeva la salute. La quarta volta, che è stata quella buona, a parte che ho messo Kabukicho nel team, che è quella appunto che state vedendo, a parte che ho messo lui, cosa ho fatto? Strategia, vediamo un po' un attimo, cerchiamo di capire. Cioè, attacca il nemico più forte, attacca il più debole, attacco casuale, attacco. I tuoi alleati mirano a ciò che sta mirando il leader. Oh, finalmente con quella impostazione ce l'ho fatta a sconfiggere, immagino. La quarta volta non ci ho mai veramente perso, ho dovuto sempre abbandonare la sfida perché o i miei compagni attaccavano quelli col raggio laser, col fucile laser e quindi non spawnavano più e quindi la barriera rimaneva lì, però immagino non mi ha mai veramente fatto fuori l'intero team, questo è il punto focale. Quindi alla fine se tu capisci come affrontarlo e se lo fai con altre persone vere, loro ce lo sanno, vi mettete d'accordo, oh ragazzi, non attaccate quelli con fucile laser, ma cercate di posizionarvi davanti a loro quando sparano e vi mettete appunto sulla traiettoria di Imagino in modo che il colpo del fucile laser colpisca la barriera e quindi buttarla giù. Comunque sia, come ho detto, ero con Kabukicho, con Shogunyan, io ero Usopion e c'era Sailor Nyan comunque sia come curatrice. La battaglia, la quarta volta appunto, quella che ho vinto è andata alla grande, è stato facilissimo battere Imagino. E quindi, insomma, con queste impostazioni che tu fai attaccare ai tuoi compagni quello che tu stai mirando, è secondo me semplicissimo. Ora, l'ultima cosa da fare
e affrontare appunto Super Cancan e Super Felimonio, proverò la stessa tattica. E quindi praticamente prima sconfiggiamo uno, poi sconfiggiamo l'altro. E in poche parole penso che si possa riuscire a fare bene la missione. Comunque sia farmerò qualche sfera di Overnian per fare attacchi più critici, perché ce n'ho alcuni da parte. E poi comunque sia potenziando l'essenza di Overnian con altre gemme di yokai audaci, alla fine puoi fare davvero una sfera, un'essenza molto potente. E quindi puoi fare brutti colpi. Poi comunque sia per Felimonio e per Cancan ci sono appunto i loro oggetti, la lama e la bacchetta, che possono infliggere attacchi critici, e quindi vai lì e li sfondi di botte. Poi una volta sconfitto, immagino che succede. C'è qui Overnian che dice: ma ragazzi, ma non ci sono battaglie più forti da fare, dovremmo affrontare sfide sempre più difficili. Allora che fa Sergente Bava? Dice: eh sì, guarda, ma che ci sono le battaglie super e ultra, le hai mai provate? Io veramente le super le ho affrontate contro Trisalamandra e anche contro Occhimandra, contro Velanera e contro Tuttosso, se non sbaglio, e Dorosso e Diamantosso. Vabbè, i teschi mi pare che tutti quanti l'ho fatti, insomma, l'ho affrontati tutti, ecco. Quindi alcune l'ho fatte, sono semplici, altre a livello ultra, entri e muori in 30 secondi netti, quindi... No, quelle non l'ho fatte, non so se le faccio comunque sia per conto mio, poi vedremo. Anche perché c'è un'altra lotta da affrontare contro Imagino, che sarebbe quella più difficile, mi sembra, che sarebbe Inozal Ultra, in poche parole, che sarebbe la vera sfida contro Imagino, dicono. Allora, in modo Kuj, questo video termina qui ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo che in descrizione trovate come sempre i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye! E mo quando mi ricresce la barba...